presenti alla manifestazione di Monte Grosso, Andria, organizzata da Agri Insieme e solidali con gli agricoltori che hanno partecipato massicciamente al raduno di protesta, i consiglieri regionali della Puglia, Domenico Damascelli e Francesco Ventola. La loro adesione è stata accolta come un segno di interessamento da parte della politica. Non è una manifestazione contro la regione, è una manifestazione per il mondo agricolo e noi oggi chiediamo, come abbiamo chiesto in Commissione Agricoltura, come abbiamo chiesto nell'aula istituzionale, come più volte abbiamo chiesto a gran voce anche attraverso gli organi di stampa, innanzitutto che si sblocchi questo benedetto PSR per dare la possibilità all'agricoltura pugliese di beneficiare di 1.600.000.000 di euro ancora nel cassetto. Che si dia corso alle procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale sia degli anni precedenti, e quindi siccità e gelata anno 2017, e sia della gelata dell'anno 2018 che ha creato gravi ed ingenti danni al settore olivicolo, ma a tutto il settore agricolo, anche alle altre colture. E che una volta per tutte ci si impegni seriamente sul fronte della lotta alla xylella, che continua ad avanzare inesorabilmente verso le province del nord e continua a creare danni distruggendo un patrimonio ambientale, il simbolo del nostro territorio, l'emblema della nostra comunità, ma anche e soprattutto una grande ricchezza economica che è l'olivicoltura pugliese. La regione Puglia è la prima regione olivicola d'Italia ed è un argomento verso cui noi esigiamo risposte importanti. Qualche giorno fa si è tenuto un incontro con gli ispettori europei e in quel caso abbiamo fatto squadra con la regione. Ho personalmente chiesto agli ispettori europei che l'Unione Europea non resti soltanto a guardare o ad occuparsi di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, ma stanzi delle somme necessarie per questo problema e si occupi veramente in prima persona del problema xylella, che non è soltanto un problema pugliese, regionale o nazionale, ma un problema internazionale di cui l'Unione Europea deve farsi carico. La situazione non è drammatica di più, non è che bisogna aspettare, cioè, la differenza sta che se ci fosse un problema alla Fiat si bloccherebbe l'Italia magari per 18.000 persone coinvolte, qui ci sono più di 40.000 persone coinvolte e l'assessore regionale, la Regione Puglia non si rende conto che si rischia veramente che dal mese di gennaio, febbraio dell'anno prossimo non si mette il piatto sul tavolo. Questo è quello che sta accadendo. Declaratoria di siccità 2017 non ancora pervenuta. Declaratoria di calamità sulla gelata 2017-2018 altrettanto. Contributi AGEA che non arrivano. Sistema di accoppiati che va rivisto entro il 1° agosto di quest'anno, che vede ancora una volta penalizzato il sud a favore delle regioni del nord. I PSR in enorme ritardo, senza parlare della xylella e dei consorzi di bonifica. Cioè, se non è una crisi emergenziale questa, che cos'è? Veramente non ce la può più. Io lo dico da bancario, abbiamo difficoltà a rinnovare i crediti agrari, qui non è solo i piccoli che vanno in difficoltà, veramente un intero sistema che è in crisi e se non si pone veramente rimedio, e questo andava già fatto nei mesi precedenti quando più volte abbiamo sollecitato l'assessore competente a fare quello che è dovuto, non qualcosa in più, a rispettare le scadenze e soprattutto a stare a fianco dei nostri agricoltori, e diventerà veramente una situazione difficile, oserei dire quasi al limite dell'ordine pubblico. Per gli effetti della gelata che ci sono stati è qualcosa di drammatico e non si può venire a dire vabbè la stagione scorsa è andata bene, non significa niente, cioè qui è quando tu lavori su un prodotto e ti aspetti che ogni anno è chiaro si possa migliorare o quantomeno come dire avere gli stessi introiti dell'anno precedente. In questo caso non c'è una crisi di mercato, qui c'è stata una calamità, non sarà solo questa annualità che non andrà bene perché ci sono intere zone dove anche gli impianti sono messi in discussione, per cui ci vuole veramente un intervento che parte dalla regione ma che veda coinvolte direttamente il nuovo governo nazionale e anche la comunità europea. Ma detto questo, tu ti puoi presentare con le carte in regola quando rispondi a quelle che sono le tue competenze. La regione, da questo punto di vista, mi spiace dirlo, ma è totalmente assente.